Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. È iniziata oggi la rimozione dei rifiuti tossici che da circa 10 anni ostruiscono via Anelli a Bolognano. La zona per una manciata di metri non rientra nel sito di interesse nazionale di Bussi, la cui bonifica aspetta ad Edison. Per ripulire l'area quindi è stato necessario un finanziamento della Regione Abruzzo, il servizio di Giuseppe Dintino. Arsenico, nickel, cadmio, selenio sono alcuni degli elementi chimici all'interno di questo mucchio di terra, un cumulo di certo non naturale che lascia intendere di essere stato scaricato lì da qualcuno. L'ammasso di rifiuti tossici, di circa 150 tonnellate, ostruisce via Anelli da una decina d'anni. Siamo a Piano d'Orta, frazione di Bolognano, centro tristemente noto in quanto compreso nel sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, quello della maxi discarica di oltre 230 ettari. Però a pagare la riapertura di questa strada, che andrà a ricollegarsi a via Fiume Orta, non sarà Edison, la multinazionale giudicata in Cassazione quale responsabile del disastro ambientale, ma la Regione Abruzzo, con un finanziamento di oltre 100.000 euro. Questo perché, nonostante le indagini della Polizia Provinciale, non si è dimostrato che quei rifiuti, gli stessi rintracciati nell'area dell'ex Montecatini, provenissero dal polo industriale. Così Vianelli è, per pochi passi, esclusa dal SIN. Questo alle mie spalle è il cumulo di rifiuti su Vianelli e lì a pochi metri, dove c'è quella recinzione, inizia il sito di interesse nazionale. La strada ostruita è pubblica, di competenza comunale, sarà riaperta nel giro di 10 giorni e i rifiuti saranno trasportati in un impianto di smaltimento a Brescia. Poi dovranno esserci ulteriori analisi del terreno per verificare la reale entità dell'inquinamento. Il problema è che le sostanze seppellite non restano immobili, ci spiegano i tecnici del cantiere, e quindi probabile che l'area compromessa sia ben più ampia di quella perimetrata nel SIN. Oggi parte la riqualificazione attesa dai residenti, le parole del sindaco. All'inizio era un'area residenziale, però oggi, come potete vedere, è un'area deprezzata e dalla bonifica già in atto del sito principale, già conosciuta a tutti, e da questa, diciamo, arteria comunale. Oggi è una giornata agrodolce, questo è il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale Testa all'inaugurazione del cantiere. Sì, ridà rispetto e conforto a questa zona, si ridà la possibilità, fra 7 giorni si darà la possibilità anche di far ricircolare le auto, e quindi questo dal punto di vista dolce. Dal punto di vista agro, perché quando si cerca di dare risposta a danni causati da problematiche ambientali, non si può mai esultare in maniera totalitaria, perché questo vuol dire che nel passato il territorio è stato martoriato. Intanto, a pochi metri di distanza, prosegue come secondo programma la bonifica di competenza di Edison di una parte del SIN. Interessa una superficie di 3.600 metri quadri e il volume dei materiali che verranno rimossi ammonta a circa 9.000 metri cubi. I lavori, avviati un mese fa, dovrebbero terminare entro 2 anni. Importanti fondi sono in arrivo per i porti di Pescara e Ortona per un totale di 27 milioni di euro. La fetta più consistente di questa tranche va allo scalo pescarese, i cui lavori per la deviazione del porto canale sono stati consegnati lo scorso mese di dicembre. Vediamo. 27 milioni di euro in arrivo per i porti di Pescara e Ortona. Ad annunciarlo sono il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sottosegretario con delega alle infrastrutture Umberto D'Annuntis. L'assegnazione, fanno sapere, diventa concreta grazie al decreto numero 52 del 10 marzo scorso, su disposizione del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, 21 milioni e 200 mila euro sono destinati alla deviazione del porto canale di Pescara e 6 milioni per il porto di Ortona, per il quale verrà poi aggiunta una successiva tranche di finanziamenti per 30 milioni di euro. Sapevamo e avevamo annunciato tale disponibilità già lo scorso dicembre, prosegue Sospiri, quando abbiamo aperto il cantiere per l'avvio dei primi lavori per 7 milioni e mezzo di euro, con l'apertura della diga foranea e l'emersione della barriera soffolta del Molo Nord, intervento che dovrà concludersi per i primi mesi del 2023. Prima i lavori per la messa in sicurezza, poi quelli per lo sviluppo, subito dopo, dello scalo, e grazie al maxi finanziamento di oltre 21 milioni di euro, fa sapere Sospiri, proseguire
partiamo subito con la deviazione integrale di tutto il Molo Nord, poi di tutto il Molo Sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà libero dall'arrivo dei detriti del fiume. Opere che dovrebbero portare ad una soluzione per i problemi del porto che incidono sulla balneabilità del mare, ma anche per consentire condizioni di lavoro migliori per la marineria che deve fare sovente i conti con i problemi dei fondali bassi e del dragaggio e in questi giorni è oberata anche dalla vicenda del caro gasolio. Pescara, conclude Sospiri, è una città sede di una direzione marittima che difficilmente riesce a lavorare al massimo se il suo porto non funziona. E ora il bollettino del coronavirus, sono 1832, di età compresa tra 3 mesi e 100 anni, i nuovi casi di positività al Covid registrati nella giornata odierna. Di questi 1233 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, eseguiti 4974 tamponi molecolari, 9957 test antigenici, il tasso di positività è pari al 12,26%. I nuovi casi provengono 429 dalla provincia dell'Aquila, 456 da quella di Chieti, 340 da quella di Pescara, 542 da quella di Teramo, 20 da fuori regione, mentre per 31 sono in corso verifiche circa la provenienza. Ancora in crescita, come avviene ormai da 8 giorni, dopo settimane di discesa costante, la curva del contagio in Abruzzo. Il totale dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana, per la prima volta dopo quasi un mese, torna a superare quota 10.000 e arriva più precisamente a 10.271. La variazione rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al 37%, incremento più consistente registrato dalla prima metà di gennaio ad oggi. In aumento anche l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti che arriva a 802, tornando ai valori di quasi un mese fa. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.035, avendo registrato nelle ultime ore 3 nuovi casi. Si tratta di un 88enne e una 94enne della provincia dell'Aquila, mentre un caso è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. Sempre nelle ultime 24 ore sono 874 i guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 33.427, più 941 rispetto a ieri. In calo i ricoveri, 274 pazienti sono in ospedale in area medica, meno 10 rispetto a ieri, 12 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. Cambiamo pagina, importante operazione messa a segno dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Le Fiamme Gialle hanno messo fine a un sistema piramidale che, grazie al business del carburante, era riuscito a sottrarre alle casse dello Stato circa 45 milioni di euro. Stefano Recanati. Viaggiavano con un'autocisterna strapiena di carburante procacciato a prezzo agevolato e venduto ai distributori stradali a meno della metà del costo. Il mercato nero del gasolio, da cui prende nome l'operazione Oro Nero, regalava in pratica il carburante ai distributori che a loro volta però rivendevano a prezzi stellari. Il tutto senza versare l'IVA. Questo meccanismo ha insospettito il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, che ha scandagliato l'architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 17 denunce per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ai vertici di un sistema piramidale c'erano fornitori nazionali e comunitari di petrolio, dai quali società cantiere del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati nullatenenti e che non hanno mai operato nel settore carburanti. L'arguto meccanismo fraudolento si basava sull'utilizzo di fatture false, mentre la differenza veniva di fatto restituita in contanti, aggirando così norme fiscali e commettendo un grave danno alle tasche dell'erario. L'attività investigativa erta su dati incrociati ha permesso alle Fiamme Gialle di Pescara di scovare una materia imponibile pari a più di 207 milioni di euro per un'IVA evasa di oltre 45 milioni di euro. Intanto procedono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente come disposto dalle procure di Lanciano e Velletri, di quasi 8 milioni di euro. L'operazione Oro Nero è un esempio importante di come questo tipo di attività illecite vada a pregiudizio non soltanto dell'erario, dei cittadini, ma abbia causato una forte alterazione del mercato, soprattutto in questo momento in cui pesa sulle tasche dei cittadini il caro carburante. 45 milioni di euro che noi adesso, attraverso anche attività di carattere amministrativo, verifiche e controlli fiscali, recupereremo all'erario e recupereremo ai cittadini.
Potrebbe allargarsi l'inchiesta su Teate Servizi. Secondo il parere del consulente tecnico della Procura di Chieti, ci sarebbero le condizioni per contestare il reato di bancarotta. Selenia Secondi. Dopo l'istanza di fallimento presentata nei giorni scorsi dal PM per Teate Servizi, la partecipata del Comune di Chieti che gestisce la riscossione delle tasse, la gestione dei parcheggi e i servizi cimiteriali, ora arriva l'ipotesi di bancarotta richiesta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero Giuseppe Falasca, Emma Ioppi, commercialista di Pineto incaricata nell'ambito dell'inchiesta per peculato continuato avviata sull'azienda. Dai documenti emerge, secondo il Pubblico Ministero, la profonda crisi in cui versa la Teate Servizi, attestata dal disequilibrio finanziario, patrimoniale ed economico. All'occhio attento del consulente tecnico si configurano i reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, fatte salve alcune ulteriori ipotesi di violazioni di norme afferenti ai rapporti con la Corte dei Conti o regolanti i rapporti con la pubblica amministrazione e il maneggio di denaro pubblico. Secondo la Procura, nei bilanci relativi al 2017 e al 2018 sono stati esposti dati falsi. Per il 2017 emerge un risultato di esercizio negativo pari a meno 654.150 euro e un patrimonio netto pari a meno 367.658 euro, con la totale perdita del capitale sociale che ammontava a 100.000 euro. L'esercizio del 2018 altresì evidenzia una perdita di meno 240.000 euro e il patrimonio ammonta a meno 541.855 euro, tenuto conto del valore negativo accumulato già nel 2017. Ora l'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza pare dunque destinata ad allargarsi e decisiva sarà l'udienza in programma per il 14 aprile, quando il Tribunale di Chieti dovrà decidere sull'istanza di fallimento presentata dalla Procura, poiché i dati relativi all'attività della società esplicitano e chiariscono in modo icastico lo stato di insolvenza della Teate Servizi verso il Comune di Chieti, l'impossibilità di proseguire nell'attività di impresa di tesoreria e attestano la profonda crisi economica che trova anche un suo riflesso nella confusione gestionale il cui sintomo grave è dato dall'omissione del deposito dei bilanci di esercizio per gli anni 2019-2020, omissione che a tutt'oggi risulta permanente. E intanto in extremis, alcuni giorni fa, precisamente sabato, Massimo Marchetti, l'amministratore unico della Teate Servizi, licenziato dal sindaco Diego Ferrara, ha messo in liquidazione la società. L'aumento dei prezzi di materie prime e combustibili mette a serio rischio la ripresa economica post pandemia. Confesercenti chiede interventi immediati per evitare il crollo dei consumi. Paolo Renzetti. Crescono le preoccupazioni del commercio, della produzione alimentare, della ristorazione e del turismo alle prese con l'aumento dei costi energetici. Trasporto, con l'incremento dei costi delle materie prime, con la crisi dei consumi e delle previsioni sul turismo. Di questi temi ha parlato la Confesercenti regionale Abruzzo questa mattina a Pescara nel corso di una tavola rotonda. C'è preoccupazione per il futuro e si chiedono risposte urgenti a Regione e Governo. Una situazione assolutamente insostenibile, appunto, dopo marzo 2020 con un calo a livello nazionale di più di 150 miliardi di prodotto interno, eravamo arrivati a fine 2022 con un recupero circa di due terzi di quello perso e le previsioni per il 2022 appunto erano di un recupero, diciamo, quasi totale. Con questa situazione del caro energia, della guerra che è scoppiata in Ucraina, si sta tornando indietro e il rischio è che nelle prossime settimane in qualche modo ci sia un peggioramento e quindi una situazione diciamo di inizio pandemia. Bisogna intervenire sul caro energia, ci sono diversi modi con cui si può incidere, ad esempio sull'extra gettito derivante dall'IVA sull'aumento dei prezzi, in qualche modo queste risorse possono essere riutilizzate per calmierare quello che oggi bisogna calmierare anche solo momentaneamente e quindi utilizzare queste maggiori risorse
che lo Stato incamera per in qualche modo tagliare i prezzi, anche solo momentaneamente, ripeto, non chiediamo interventi strutturali, ma in questo momento bisogna assolutamente fermare questa corsa speculativa. Non si placano le polemiche tra i vertici TUA e i sindacati che accusano la società di trasporto pubblico regionale di continui tagli alle corse. Vediamo. Segretario, la TUA ha annunciato proprio nei giorni scorsi che ci sarà, in funzione del caro gasolio, un taglio di corse nella nostra regione. Insomma, c'è stata questa reazione dei sindacati, voi siete preoccupati anche per quello che potrà essere il futuro? Sì, perché di fatto assistiamo a un taglio di corse già dal 1 gennaio 2022, non per decisione aziendale ma per carenza di organico. Di fatto, diciamo, la nostra preoccupazione nasce proprio da questo. Cosa si dovranno aspettare i cittadini del comprensorio, diciamo, abruzzese? In più il Presidente paventava una riduzione di chilometri a vuoto. È quanto mai strano che proprio questa governance per la riorganizzazione di alcune sedi di lavoro ha diciamo, fatto sì che TUA, solo per prendere servizio, oggi effettua 1 milione di chilometri di diciamo, trasferimento a vuoto dei mezzi, che costano 2,5 milioni di euro solo per andare a prendere servizio. L'azienda ha anche annunciato che verranno calmierati i prezzi dei biglietti. Sì, guardi, questo è un altro aspetto che mi permetta, ma non riusciamo a capire come sia possibile. Di fatto TUA non ha, diciamo, titolarità alla politica tariffaria, che è di competenza di Regione Abruzzo. Sarebbe come se un dirigente ASL di Pescara dicesse che non si paga più il ticket a Pescara, sostituendosi all'assessore Verini. E questo capite che è un po' quanto mai strano. Su questo e su altro, soprattutto sulle nuove assunzioni, si parlerà domani in Commissione di Vigilanza. Sì, domani saremo auditi dalla Commissione di Vigilanza e speriamo in un contraddittorio che possa far emergere quelle che sono le criticità che a tuttora lasciano, diciamo, inermi i cittadini che subiscono tagli indiscriminati di corse e il personale di TUA, diciamo, nonostante si stia prodigando con straordinari al di là del possibile e orari lavorativi che sono molto borderline, non riescono a sopperire a quelle che sono i deficit di un organico non più rimpiazzato dal 2015. L'ultimo concorso risale al 2015. Per mancanza delle centraline motore, l'attività alla Sevel di Atessa si ferma per 5 giorni, dalle 14.15 di domani, giovedì 17 marzo, fino alle 5.45 di lunedì 21 marzo. E quanto comunicato dall'azienda alle rappresentanze sindacali, l'attività lavorativa riprenderà regolarmente sul primo turno di lunedì 21 marzo. Il reparto di CKD della Lastratura lavorerà solo in parte. Per questa lunga fermata sarà richiesto il trattamento economico di cassa integrazione. Inoltre la Sevel ha comunicato che sabato 26 marzo il turno B e domenica 27 marzo il turno C effettueranno il recupero delle precedenti fermate. Dallo scorso lunedì 28 febbraio sono 17 le persone di nazionalità ucraina che hanno raggiunto Tagliacozzo fuggendo dalla regione dove risiedevano a causa della guerra in atto. Vediamo. Continuiamo a raccontarvi il grande aiuto del territorio marsicano ai profughi in arrivo dall'Ucraina. Anche la città di Tagliacozzo ha risposto a questo appello umanitario, se così possiamo chiamarlo. Sindaco, una grande prova di solidarietà è arrivata anche dalla sua città. Come sempre, come per tutta la realtà marsicana, anche Tagliacozzo ha accolto in questi giorni alcuni gruppi di ucraini che scappano dal loro paese a causa della guerra. Ieri ancora due signore, nei giorni scorsi due gruppi di 7 persone l'uno, quindi siamo a quota circa 17 persone qui a Tagliacozzo che sono attualmente in alcune case private messe a disposizione da privati cittadini. Stiamo
provvedendo anche ai bisogni di queste persone, quindi agli alimenti, ai detersivi, ai saponi per l'igiene, ai vestiti, e anche il parroco della città, Don Ennio Grossi, sta provvedendo ad una raccolta di fondi per una liquidità che possa essere immediatamente impiegabile per quelli che sono poi le esigenze più immediate di queste persone. In futuro, visto che ha previsto l'arrivo di migliaia di profughi nel nostro paese e anche nella nostra regione, c'è bisogno di un piano più dettagliato, secondo lei? Ma questo sicuramente. Noi al momento ci limitiamo anche a recepire la disponibilità degli appartamenti, delle case che le persone mettono a disposizione, e quindi abbiamo un elenco con i contatti di queste persone. Qualora ce ne fosse bisogno, sappiamo che insomma ci sono posti in cui poter mandare gli ucraini che vengono appunto dalla loro terra. Inaugurato questa mattina a Teramo il cantiere per l'adeguamento sismico della scuola elementare di Villa Ripa, che sarà il primo di una lunga serie nell'ambito della ricostruzione. Infatti l'adeguamento dell'intero patrimonio scolastico del comune di Teramo è stato finanziato con 70 milioni di euro e a breve inizieranno i lavori sugli altri 17 edifici scolastici. Tania Bonnici Castelli. A Teramo la ricostruzione comincia a decollare, definite già 1.550 pratiche relative all'edilizia privata, mentre per quella pubblica a fine mese saranno appaltati i lavori riguardanti il palazzo della prefettura. L'intervento più importante però riguarda l'adeguamento sismico dell'intero patrimonio scolastico del comune di Teramo, per l'esattezza 18 scuole tra elementari e medie, che è stato finanziato con 70 milioni di euro. Simbolo di questa ripartenza è l'apertura del cantiere della scuola elementare di Villa Ripa, il primo di una lunga serie. Tra soli 3 mesi l'edificio scolastico tornerà ad ospitare una sezione di 20 bambini dell'istituto Falcone e Borsellino. Sarà tutto ricostruito e adeguato sismicamente, sia con l'ordinanza Teramo, questa è la prima scuola dell'ordinanza Teramo, la prima di una lunga serie, con l'obiettivo di aprire tutti i cantieri nel 2022, nei primi mesi del 2023, e poi abbiamo ottenuto con un'altra ordinanza il finanziamento di tutte le altre scuole per un importo complessivo di 70 milioni di euro. Finalmente, grazie al lavoro di questa amministrazione, grazie al lavoro congiunto con l'USR, con la Regione e soprattutto con il commissario Legnini, abbiamo tutto il patrimonio scolastico cittadino finanziato per l'adeguamento sismico. Quando torneranno a scuola questi bambini di Villa Ripa, cosa troveranno? La scuola di Villa Ripa si presta ad una educazione assolutamente innovativa, che riesca a tirar fuori i bambini dalle aule strutturate e far vivere loro socializzazione ed apprendimento all'esterno, attraverso delle aree che andranno strutturate e predisposte al loro apprendimento. Quindi orto botanico, sentieri sensoriali, il riciclo, ma anche l'approccio alla matematica, alla lettoscrittura, attraverso una maggiore consapevolezza del controllo del proprio corpo, che all'aperto rende tutti più socievoli e più felici. Che tipo di intervento avete fatto su questa scuola? Diciamo che era iniziato tutto come un miglioramento sismico. In corso d'opera abbiamo dovuto modificare ovviamente l'attività che doveva essere svolta in un adeguamento sismico, con una scuola che sarà totalmente antisismica, rifunzionalizzata sotto il profilo energetico ed impiantistico, cioè quindi sarà un tutto tondo. La scuola nel giro di 3 mesi sarà riconsegnata, questa è la tempistica prevista dal contratto, e a settembre ci saranno i ragazzi che potranno venire veramente in un ambiente sano, pulito, e che dà un segnale di ripartenza e di speranza. Il cantiere della scuola di Villa Ripa è stato benedetto dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, che ha ricordato la differenza tra chi distrugge e chi costruisce. Noi siamo un popolo che costruisce. E ora proseguiamo con il nostro TG. Si attendeva da anni che venisse sistemato per l'incolumità dei passanti. Ora il muro di via Montello in zona San Martino a Chieti è stato ricostruito grazie a un intervento d'urgenza dell'amministrazione comunale. Vediamo. A 7 anni dal crollo per una frana, il muro di via Montebello in zona San Martino a Chieti è stato finalmente ripristinato e dopo
pericolo di crollo per numerosi anni. Un intervento che è stato richiesto fortemente dai cittadini perché creava veramente grande disagio. Sì, era diciamo l'emblema del degrado in questo quartiere molto importante e popoloso della città, San Martino, una scommessa vinta, un impegno preso precisamente nel pieno della campagna elettorale. Tutti si lamentavano di questo scandalo, di questo degrado a cielo aperto, ma non solo, di una pericolosità evidente che c'era sia per la viabilità e sia per la terra che continuava a franare sopra questo muro ceduto ormai, voglio ricordarlo, da 7 anni. Bene, noi immediatamente appena insediati abbiamo rilevato la pericolosità, quindi la somma urgenza dell'intervento. Peraltro un intervento d'urgenza reso possibile grazie alle risorse reperite dall'amministrazione non appartenenti ai finanziamenti dei Giochi del Mediterraneo, finanziamento peraltro più volte modificato e ancora in fase di approvazione dopo le prescrizioni fatte dall'ANAS. Peraltro esattamente non abbiamo neanche aspettato i fondi legati a un vecchio finanziamento del 2009 che stava andando in perenzione grazie all'assessore Rispoli, alla sua pervicacia, al suo impegno, lo abbiamo recuperato e quindi ci sarà anche un intervento qui con una rampa che collegherà il quartiere di San Martino con lo scorrimento veloce, ma noi non abbiamo neanche aspettato questo intervento nonostante fosse previsto il ripristino del muro, ma siamo intervenuti con fondi nostri proprio per mantenere fede all'impegno preso e soprattutto per una questione di emergenza e di sicurezza per la zona e per i residenti. E siamo proprio qui in via Montello, approfittiamo del passaggio di un cittadino per chiedere cosa ne pensi adesso di questi lavori. Ma io penso che dopo 7 anni era caduto, mi sembra doveroso ringraziare l'amministrazione, anche se io non voto, non sono di nessuno schieramento politico. Posso dire solo che è largo ai giovani, è largo a chi si dà da fare, a Chieti, soprattutto a San Martino, perché San Martino è una zona molto lasciata allo sbaraglio, diciamo così, le strade e tutto, insomma, quindi ringrazio l'amministrazione. Ed ora allo sport, Serie C, parliamo della vittoria del Pescara ieri sul Cesena grazie al gol partita di Drudi, vittoria per 1-0 che poteva essere più larga, la soddisfazione del tecnico Auteri, ascoltiamolo. Beh, abbiamo fatto bene, abbiamo solo... la vittoria va oltre l'1-0, soltanto che abbiamo sbagliato tanto. Abbiamo costruito tanto e abbiamo sbagliato tanto. L'ultimo passaggio, ogni tanto la palla invece di farla viaggiare con i tempi giusti. Abbiamo sbagliato tanto, situazioni che potevamo anche chiudere. Quindi poi gli ultimi 5 minuti la partita è diventata un po' emotiva perché è normale che l'avversario ci crede, il risultato è in bilico, comincia a buttare palloni lì. Nel frattempo noi qualcuno aveva chiesto il cambio. Pontisso, Frascatore, l'ho aspettato un po' per crampi, oggi qualcuno non ha giocato nelle migliori condizioni fisiche, però abbiamo fatto una grande gara, a volte abbiamo concesso nulla, abbiamo aggrediti a tutto campo, non li abbiamo fatti giocare, questa è una squadra che fraseggia bene, cerca di allentarti i ritmi, non gliene abbiamo mai consentito, loro non sono stati altrettanto bravi a farlo con noi, abbiamo sempre creato tanto, costruito tanto e rischiato quasi mai. È una vittoria che va oltre l'1-0. Fa piacere che questa sia la migliore partita perché lo avete detto almeno altre 10-11 volte precedentemente e quindi sono contento. Gli avversari sono tutti difficili perché poi questo è un campionato, non è facile per nessuno, ma vedete Modena, pareggia col Siena, partite si vincono in campo, i risultati non sono determinati in partenza. Oggi, come tante altre volte, noi abbiamo fatto una gara giusta, ma stiamo crescendo, ma siamo cresciuti nel momento in cui abbiamo pulito alcune cose che erano reminiscenze e figlie di una retrocessione, adesso c'è un gruppo diverso che è destinato a crescere. I tifosi sono stati importantissimi perché ci hanno sostenuto sempre, ci hanno applaudito perché in alcuni momenti meritavamo quello, ma poi ci hanno sostenuto anche negli ultimi momenti di difficoltà, incitando, vabbè, ma i tifosi di che parliamo? Io mi auguro che questa sia soltanto una base, so che Pescara può quadruplicarle, quintuplicarle le presenze allo stadio, noi faremo di tutto, poi credo che la squadra abbia giocato una buona partita e che giochi anche un buon calcio.
E soddisfazione anche per l'allenatore del Teramo Guidi, con i biancorossi che si sono aggiudicati uno scontro diretto salvezza sul campo della Fermana grazie a un gol di Bernardotto. Vediamo. Mister, io penso che ieri quando descrivevi questa partita ti immaginavi questo atteggiamento, questo Teramo. Sì, assolutamente, volevamo dare una risposta a noi stessi in primis, perché è chiaro che, come vi ho detto nella conferenza pre-gara, con il Montevarchi potevamo fare tanto di più e non siamo riusciti a farlo, e quindi su questo abbiamo battuto, e penso che dal punto di vista caratteriale, temperamentale, oggi la squadra ha risposto in maniera positiva su un campo che, c'è da ricordare, che la Fermana su questo campo in casa non perdeva dal 19 settembre, quindi insomma questa la dice lunga sul coefficiente di difficoltà di questa partita. Ma era uno scontro diretto, valgono tutti tanto, perché mancano poche partite ed è chiaro che le partite e i risultati contano sempre, hanno una valenza sempre maggiore. Oggi anche con la Fermana abbiamo lo scontro diretto a favore, questo ci permette di avere un leggerissimo vantaggio in caso di arrivo a pari punti, però insomma noi cerchiamo di continuare in insistere con questo atteggiamento, con questo spirito, andando poi da domani ad analizzare anche le cose che non sono state fatte bene, per continuare a migliorare e soprattutto per prepararci bene subito alla partita di domenica, che sarà difficilissima, che è un derby e sappiamo quanto i nostri tifosi ci tengono, quindi dobbiamo prepararci bene soprattutto per continuare con questo spirito, perché poi è lo spirito della curva e dei tanti tifosi che anche oggi ci hanno incitato dal primo all'ultimo secondo, e siamo contenti di avergli regalato una soddisfazione. Zio Osmanovic ha avuto un problema nella rifinitura che andrà valutato, è riuscito malconcio dall'ultima partita contro il Montevarchi, e quindi insomma ora vedremo, lo valuteremo nelle prossime ore. E Pinto, no, non penso che sia niente di che, è chiaro che quando giocano ogni tre giorni la fatica si fa sentire, anche perché veniamo dal sintetico e abbiamo giocato su un campo morbido in erba, e questi problemi insomma di affaticamenti ci possono stare. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolè, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla pallavolo, appuntamento curato e condotto da Sergio Zappalorto. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.